Mister, una sconfitta che fa ancora più male perché ad un certo punto sembravate averla in pugno e poi ci sono stati quei due cambi e la partita è un po' girata. Buoni per la San Benedettese, molto meno buoni per il Teramo. Beh, avevamo esigenza di cambiare perché comunque sia Spighi sia Sperlacello non ne avevano più, quindi, ma non credo che si è perso per i cambi, perché si è perso perché è sempre la stessa storia, quando si vince per i cambi non è così. E vabbè, è inutile commentare questa domanda, togliamola. E, niente, abbiamo cercato di gestire la partita, ma dobbiamo anche applaudire a San Benedettese che comunque ha una buona squadra. E ci sono anche gli avversari in campo e spesso questo non viene considerato e noi credo che abbiamo fatto una buonissima gara, un peccato perché potevamo portarla via e purtroppo le condizioni di Spighi Caidi durante la gara erano in allarme e che non ne avevano più, anche De Grazia non ne aveva più e quindi è andata così. Intanto stasera dobbiamo assorbire questo e credo che, come si chiama, biochetasi, ci vuole, sconfitta brutta da digerire, ma comunque resta la prestazione che è stata discreta e credo che voglio rivedere l'azione del gol di Zecca annullato, forse fuori va bene, ma lì forse anche dopo l'uno pari abbiamo perso subito su quando abbiamo centrato la palla, abbiamo perso subito palla su. Siamo scesi un po' giù da un punto di vista così mentale. Loro hanno trovato un gol fortunoso su un fallo laterale e credo che anche l'uno pari ci stava stretto dopo aver giocato la partita. Comunque loro hanno avuto occasioni per pareggiarla anche prima, anche per andare in vantaggio. Però le partite vanno così, questa è passata purtroppo. E dobbiamo pensare alla prossima, che è una partita molto dura con Limolese. I nuovi come li ha visti? Sparacello e poi Giorgi in corso d'opera? Beh, credo che Sparacello ha fatto una buona gara e Gigi anche, voglio dire, deve trovare il ritmo partita, è un anno che non gioca e credo che sia un ottimo calciatore per il Teramo e va aspettato e va fatto giocare. Mister Roselli, se diciamo che la partita del secondo tempo l'ha vinta Roselli con i cambi, andiamo molto lontani dalla realtà? Ora sono molto bravo quando ci sono i cambi, prima no. Per me l'allenatore non vince mai con i cambi. Erano tutte cose sinceramente abbastanza chiare, noi adesso che abbiamo la rosa al completo possiamo fare dei cambi importanti e speriamo che siano sempre così decisivi, anche se ripeto l'abbiamo vinta alla fine ma onestamente non avremmo meritato di perderla prima, però questo è il calcio, noi sapevamo di fare un primo tempo in difficoltà, eravamo già d'accordo anche con i preparatori, io non l'ho detto ai ragazzi ma sapevamo di regalarlo un po' perché le gambe non potevano andare. E anche la testa oggi non era quella solita, dunque abbiamo un po' sofferto, la qualità del Teramo che veramente ha dei giocatori con una qualità pazzesca, questi mancini, una tecnica in velocità, abbiamo preso un gol con un errore abbastanza clamoroso sinceramente e poi abbiamo strameritato, grazie, dopo nel senso che veramente le occasioni sono state molte, forse mai come oggi così nitide.